violenza della natura, tromba d'aria, corto a cortico, ore 20 e 30 precise, pioggia, vento. Sentite che rumori di sottofondo terrificanti. Osservate la violenza delle gocce d'acqua che si frangono sull'impiantito di cemento. Peccato che sia buio e non è visibile molto bene. Ma la pioggia cade come a ondate, come schiaffeggiata da un Dio universale immenso, come lanciata a secchiate. Spaventoso. Se mi fossi trovato per strada, penso che avrei rischiato di farmi seriamente del male. Non mancano dei fulmini terrificanti che squarciano il cielo come delle lame elettriche. Di 1000 cavalieri jedi. Una macchina entra in questo momento. Chi la guida è spaventato, non vede l'ora di rientrare e parcheggiarla nel box, ma deve attendere che il cancello si apra completamente. Non credo che mi abbia visto, anche perché piove con una tale intensità che nessun tergicristallo è in grado di farti percepire neanche per un nanosecondo quello che sta accadendo oltre il vetro. Vorrei cogliere il momento in cui in cielo c'è un fulmine che lo squarcia, lo divide, taglia i nubi comuniformi come zucchero filato, mentre il vento sposta l'acqua nella sua caduta e crea un effetto vaporizzazione terrificante. Una violenza incredibile, inusitata per questi luoghi, per questi laghi, per parafrasare una famosa canzone sanremese. Adesso ho colto il momento in cui Dio ha fotografato il mondo col suo flash. E ruggisce. Sembra che si stia scatenando una sorta di nuovo diluvio universale. Senza alcun'arca di Noè, perché Noè è morto. La valanga di cazzate che ha ascoltato al telegiornale.